Ciao a tutti e benvenuti nel canale YouTube della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè. E io sono Martina. E in questo video, amici, ci sfideremo a Commands and Colors Ancients. Questo è uno dei miei giochi prediletti in assoluto. È un wargame molto, molto semplice rispetto ai wargame, diciamo, rispetto al tipico wargame storico, ambientatissimo, eccetera. Questo è molto light, infatti viene spesso indicato come un ottimo punto d'ingresso, diciamo, anche per neofiti nel mondo dei wargame. È un gioco che simula battaglie nel periodo antico e che si riescono a svolgere in un tempo abbastanza ragionevole, di solito un'oretta. I combattimenti sono risolti tramite tiri di dado, le azioni sono card driven, quindi a ogni turno il giocatore gioca una carta dalla sua mano, muove un determinato numero di truppe sulla mappa in base alla loro distribuzione e poi le attiva, quindi le fa combattere, e il primo a vincere è colui che per primo elimina un certo numero di unità nemiche. Di solito funziona così. Amici, in questa, se volete sapere di più di come si gioca, regolamento, eccetera, qui abbiamo un nostro tutorial, con esempio di gioco, andatevi a ve lo linko qua sotto in descrizione, insieme anche a tutti gli altri contenuti che abbiamo fatto riguardanti questo gioco. Ragazzi, faremo una battaglia veramente epica in questo video, l'epica battaglia di Zama, ragazzi, 202 avanti Cristo. Direi che vi leggo l'historical background, prima di iniziare la battaglia. Allora, Cartagine is on the verge of defeat. Allora, cerco di tradurvelo al volo, in realtà. Allora, Cartagine è sull'orlo della sconfitta. La Spagna è andata persa. Scipione è arrivato in Africa e ha sconfitto una larga ma poco dotata di esperienza esercito cartaginese nella battaglia of the Great Plains, e Massinissa con la sua famosa cavalleria numidica è passato dalla parte dei Romani. Infatti, piccola parentesi nella lettura, in questa battaglia, come vedrete, i Romani schierano un distaccamento, una pattuglia di cavalleria leggera, che è appunto quella sotto Massinissa, re dei Numidi, quindi in realtà re locale che però passa dalla parte dei Romani, appunto diventa un alleato di Scipione. Allora, Annibale viene richiamato dall'Italia e molto velocemente costruisce un esercito attorno ai veterani che ha portato con sé. Decide di creare un corpo di elefanti da guerra e mette in campo più fanteria di quella messa in campo da Scipione, però ironicamente la sua cavalleria è molto più debole invece. Quando gli eserciti si incontrano nelle pianure di Zama, che tra l'altro leggevo che Zama ancora adesso non sanno esattamente dov'è gli archeologi, cioè è da quelle parti là, insomma, sì, però sì. Il posto preciso non l'hanno ancora individuato, perché si vede che ha cambiato nome un sacco di volte, vabbè. Allora, quando gli eserciti si incontrano sulle pianure di Zama, Annibale sa che la cavalleria ai suoi fianchi verrà battuta, ma mette tutto, stakes all, cioè punta tutto, sul distruggere il centro dell'esercito romano con i suoi elefanti da guerra e con la sua fanteria, prima che la cavalleria romana e numidica possa tornare indietro dall'inseguimento dei cavalli cartaginesi. Ah, praticamente i cavalli cartaginesi dovevano servire come una sorta di esca per allontanare dal campo di battaglia la più potente cavalleria romana. Scipione, sapendo che è outnumbered, cioè sapendo che è, diciamo, in inferiorità numerica, mette tutte le sue legioni al centro per fare un accerchiamento e vincere la battaglia. Mentre quando la battaglia inizia, inizialmente entrambi i piani sembrano funzionare. La cavalleria cartaginese viene mandata via velocemente dal campo di battaglia, mentre i romani sono sotto pressione per tenere le loro linee intatte contro l'impatto della fanteria cartaginese. Le legioni molto flessibili mostrano il loro valore. As reserve line, move quickly. Ah, ok. Le legioni nelle retrovie, però, romane, riescono a rimpiazzare tutte le perdite.
E alla fine, infatti, il piano di Scipione ha la meglio. La cavalleria romana in Numidica riesce a ritornare dopo aver scacciato quella cartaginese, l'esercito cartaginese viene circondato e la valente fanteria cartaginese viene distrutta. Oh, Scipione aveva perfezionato un piano tattico superiore. E questo sistema vince a Zama contro il leggendario Annibale. La rigida ma forte falange che ha dominato per così tanto tempo è stata sconfitta dalla flessibilità delle legioni di Scipione combinate con la cavalleria. The baton of military supremacy has passed to Rome. Lo scettro della superiorità militare è passato a Roma, perché fino a questo momento sembra implicito, era invece stata dei cartaginesi. Erano partiti dalla Spagna, esatto. Piano piano avevano conquistato buona parte, esatto, del nord. E invece noi romani spargeremo le ceneri, cari amici, su Cartagine. Vabbè, quindi diciamo che storicamente questa battaglia l'ha vinta Scipione. Vediamo come va la nostra versione a tavolo. Cominciamo con la battaglia, vai. Bene amici, eccoci al tavolo, pronti con la battaglia di Zama, le truppe sono organizzate come vedete sul campo di battaglia, io controllo i romani, Martina controlla i cartaginesi. Allora, descriviamo un po' che truppe abbiamo prima di cominciare con la battaglia. Allora, io ho delle truppe pesanti, di fanteria pesante, schierate qua dietro che non riuscirò mai a ingaggiare perché sono troppo imbucate, diciamo. Qui in prima linea ho degli ausiliari da questa parte, delle truppe leggere da questa parte e anche qui, delle truppe medie qui, ho delle truppe medie anche qui, degli altri ausiliari anche qui, poi ho due reggimenti di cavalleria, diciamo, uno media da questa parte, una leggera da quest'altra. Invece Martina ha i temibili elefanti in prima linea che faranno una strage, solo che se mi va bene fanno strage anche dei suoi, non solo dei miei. Poi ha tantissimi ausiliari, ha in prima linea anche delle truppe leggere e attenzione dei frombolieri qui che hanno una gittata molto notevole. Poi ha della cavalleria leggera da questa parte, un paio di truppe di fanteria pesante anche lei nelle retrovie, un paio di medi, della cavalleria media, soprattutto ha due guerrieri. Guarda, i guerrieri sono cattivissimi, ragazzi, perché i guerrieri sono gli unici fanti che possono continuare a combattere a oltranza. Questa roba la possono fare i cavalli di solito, no? Quando i cavalli sconfiggono o fanno scappare il nemico possono andare avanti a combattere. I fanti non possono mai, possono solo avanzare ma non invece loro possono. Poi hanno anche delle statistiche che cambiano, sono gli unici ad avere statistiche che cambiano in base a quanti sono. Quindi all'inizio combattono, mi pare, con 3-4 dadi addirittura. Sì. Però solo finché sono interi, in per così dire. Poi iniziano a combattere con 3. E quando sono interi ignorano una spada anche, può essere, o una bandiera. Ignorano una bandiera. One flag. Ignorano una bandiera, ok. E gli elefanti hanno tutto un set di regole speciali. Allora, possono fornire supporto ma non ricevere supporto, quindi non subiscono nessun effetto dai leader. Esatto. Attaccano sulla base dei dadi con cui verrebbero attaccati, esatto, dell'avversario, e le spade continuano a rilanciarle. Quindi potenzialmente un elefante può fare danni all'infinito. Solo che quando ricevono bandiere, e siccome difficilmente possono ignorarle perché non possono ricevere supporto, succede che scatta il rampage, come lo chiama il regolamento, cioè praticamente perdono la ragione e fanno male a tutti quelli che hanno intorno, amici o nemici, prima di ritirarsi. Esatto. E se non riescono a ritirarsi, ammazzano, indipendentemente se nemico o nemico, non è che muoiono loro, in genere quando uno non riesce a ritirarsi muore lui, invece loro quando riescono a ritirarsi fanno morire gli altri che gli bloccano quindi vanno manovrati con cura, per così dire. Poi credo che abbiano anche delle penalità se vengono attaccati dai... No, al contrario, i cavalli hanno delle penalità se vengono attaccati dagli elefanti. Possono ignorare una spada e una bandiera se attaccati. Perché i cavalli hanno paura, no? Com'era? I cavalli hanno paura degli elefanti. Va bene. Perfetto. Allora, vi dico anche chi sono i leader, tra l'altro, perché hanno tutti dei nomi, almeno quelli romani. Allora, lui è Scipione, vedete qui in prima linea. Lui è Massinissa. Massinissa, ragazzi, è un personaggio che mi ha fatto una testa, cioè che ho dovuto studiare tantissimo perché è rappresentato in 1000 affreschi nelle ville venete. La storia di Sofonisma, Massinissa, Scipione, vabbè, adesso qui non ne parliamo, ma insomma, era un re numida alleato dei romani.
I Numidi sono sempre nordafricani, tu mi insegni, sì. Però sono diversi dai cartaginesi, erano un'altra popolazione lì che gravitava attorno a quelle zone, però appunto alleati dei romani, e lui aiutava soprattutto con la sua cavalleria. Praticamente i romani veri e propri erano solo fanteria che partecipavano a queste battaglie. Lui portava, e invece questo qui è Lelius, che ha sta cavalleria. Beh no, lui ha l'aria di essere un romano. Che cacchio è Lelius? Vabbè, non importa. Invece tu sei Annibale, lui, e Asdrubale, lui. Oh, ne hai solo due, io ho tre leader, tu hai due leader. Bene, direi che abbiamo descritto a sufficienza. Beh, aspetta però, il regolamento dice anche chi moves first, io. Allora, abbiamo tutti e due cinque carte, quindi cinque carte. Muovo prima io. E sarà una battaglia un po' lunga, perché dobbiamo arrivare a 8 banner, che è il numero massimo. Quindi ce li abbiamo qui tutti pronti. Ricordiamo che si ottengono questi banner o eliminando completamente un'unità nemica o eliminando un leader. Non ci sono altre regole speciali. Alcuni scenari prevedono che si ottengano banner anche in casi speciali, ma questo scenario non prevede nulla di tutto ciò. Bene, allora, essendo prima io, inizio a dare prima a me. 1, 2, 3, 4 e 5. Bene, il mazzo di pesca lo lascio qui fuori campo, tanto non dovete. E qui abbiamo, ecco, l'unico componente pimpato che vedrete qui sono questi dadi che ho comprato, credo, su Etsy. Sono dadi molto molto più belli rispetto a quelli implementati dal gioco base. Io userò i bianchi e Martina userà i neri, così. Che a me però ricordano... Identifichiamo. Ricordano cosa? Ricordano una nota console. Una nota console? Ah, ok, sì. Perché non vuoi fare pubblicità. Sì, è vero, un po' sì. Ricordano quella nota console. Va bene, devo andare io. Devo andare io e ho delle carte di un certo livello, devo dire la verità. Anch'io. Potrei già fare cose... Animali, persone. Cose, animali, persone. Allora, vediamo un po'. Avanziamo coi cavalli, dai. Andiamo a fare un po' di casino. Allora, io giocherò questo, ragazzi. Giocherò outflanked. Outflanked, che vuol dire due di qua e due di qua. Allora. E farò così. Qui faccio avanzare le due unità di cavalleria. Mi secca però lasciare la terza poi da sola. Vabbè. Allora, facciamo così. Questi avanzano di 3, credo, no? La cavalleria media mi pare che avanzi di 3, giusto? Sì, sì. E non tira la cavalleria media, quindi avanza e basta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, mandiamo i cavalli avanti, ragazzi. E qui invece la cavalleria leggera potrebbe anche avanzare di 4, comunque non riesce a ingaggiare in corpo a corpo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, no. Comunque non riesce a ingaggiare in corpo a corpo, però li facciamo tirare. Però magari non li facciamo andare così avanti, sarebbe un po'... Facciamo così, 1, 2. 1, 2, li facciamo andare qua così. Orca miseria, così non riescono a ingaggiare però, no. Scherzavo, perché tirano di 2 loro. Se voglio lanciare un po' di dadini, devo farli avanzare di 4. Vabbè, li facciamo avanzare di... Vabbè, sacrifichiamo, Massimissa si deve sacrificare, basta, fine. Quindi facciamo 3... 4, 3, 4, giusto? Hanno mosso tutti e due di 4. Erano qua. Aspetta. 1, 2, 3, sì, lui ha mosso di 4. 1, 2, 3, 4, lui ha mosso di 3. Perfetto. Allora adesso lui è in range, quindi può lanciare ben un dado contro questa fanteria leggera. Sì, no. Vado. E non combina niente perché ha fatto un bel triangolino. Triangolino. Ma sapete che voi non state vedendo la Dice Tower? Ma porca miseria, metterò la Dice Tower qua, scusate ragazzi, ho scelto un'inquadratura scriteriata, metterò qua la Dice Tower e tu darai a me i dadi da lanciare, abbi pazienza. No, li lancio io. Oppure no, ci scambiamo la Dice Tower. Esatto. Ci scambiamo la Dice Tower, esatto. La mettiamo così in questa posizione, va bene, prego, tocca a te. Mano. Aspetta perché devo pescare un'altra carta, vai. Io faccio una mossa scriteriata. Vai. E comando 3 unità sulla mia destra. Perfetto. Quindi, cos'è l'elio? In che senso l'elio? Come si chiama? Il tuo... Cosa stai dicendo? Il tuo leader. Ah,
Ah, sì, l'Helios. L'Helio. Sì. Cerchi già di ammazzarmelo, ma sì, vai. Sì, andiamo dall'Helio. Ma forse i guerrieri possono già ingaggiare, eh? Infatti. Perché i guerrieri possono ingaggiare, allora, se avanzano di... Se riescono a combattere, possono avanzare di due, com'è? Eh sì. Se no, avanzano solo di uno. Eh sì. Quindi lui può avanzare di due e combattere. Quindi uno e sì. due e combatte. Perfetto. Lui si muove di... Tre. Uno, due. Sì. E poi io direi che lui può muoversi solo, solo di uno. Lui solo di sì. uno. Sì. E invece questo cosino qui. Loro sono frombolieri, attaccano fino a tre di distanza, però così non arrivano nessuno. Ah, dovresti mettiamo. Muoverli di uno. Ma andiamo così. Andiamo con loro. Ma sì. Va bene. Ecco, ricordiamo però adesso tu con chi mi attacchi, perché questo è molto importante. Perché io posso fare evasione. Contro di loro, perché i cavalli possono sempre fare evasione contro i fanti, però non posso contro di loro, perché potrei farlo contro cavalli più pesanti, ma non contro di loro. Quindi è molto importante l'ordine di attacco qua. Loro. E io direi che faccio manovra di evasione, quindi tu mi attacchi, però fai danno solamente con i triangolini, tutto il resto non fa danno. Porca miseria, mi fai due danni, mi fai. Due triangolini. Ma porca miseria. Mi fai due danni, adesso non puoi continuare a combattere, ricordiamolo, perché la manovra di evasione non è, non siamo scappati e non ci hai neanche sconfitti interamente, quindi non puoi, e loro non possono fare nulla, perché non possono tirare. Vabbè. Va bene, perfetto, però intanto mi hai fatto fuori due cavalli, ma adesso io ti lancio l'Helios contro, no. vedrai. Oh, il buon L'Helios. Allora... Ma no, io faccio così, ragazzi, faccio 3 units right. Ah, tu continui di là. Io continuo di qua. Ok. Allora, intanto German. 1, 2, 3. E il quarto. Scusami. Della sé. 4. Loro hanno mosso, ne sono mossi di 1 e loro stanno fermi. Ok. Va bene? E li lasciamo così. Bom. Adesso attenzione, perché sia lui possono tirare, cari amici. E lui tira con 2 perché non si è mosso, lui tira con 1 perché si è mosso. Ok, quindi prendo la mia bella dice tower, la metto qua così vedete, spero. Allora, cominciamo con lui che tira 2 dadi contro questa fanteria leggera. Vado. E te ne ho ammazzato 1. Oh, bene. Invece loro si sono mossi, quindi tirano con un dado soltanto. E non fanno niente perché la spada a distanza non fa niente. Basta, fine, pesco una carta, tocca a te. Allora... È difficile sì. spiegare. Coordinated attack. 1, 1 e 1, va bene. 1, 1, 1. Perfetto, vai. 1, tracchete. Sì. E c'è. Porca miseria, io adesso sono un pirla perché non possono neanche farli evadere, perché hanno le retrovie bloccate. Vedi. Poi, al centro, chi muovi? Mamma. Allora... Sarebbe opportuno mandar via degli elefanti, così. È opportuno? Loro muovono di 2 forse o di 1? Di 2. Loro muovono di 2, è pur sempre cavalleria. Dai. Puoi farle attaccare. Ah sì, proviamo. E poi loro? Loro che contano come di qua, perché sono, cioè contano sia come centrali, sia come... Va bene, perfetto. Ottimo. Che allora, l'attacco in che ordine lo fai? Lui. Loro tirano, non si sono mossi, quindi tirano con 2. Contro chi? Contro il tuo leader. Contro il mio leader, vai. Però lì forse non ti vedono, Lì non ti vedono, devi metterla più avanti, non ho fatto niente. Assolutamente nulla. Bene, procedi con un altro attacco. Gli elefanti, quindi 2. Gli elefanti, sì, stanno attaccando della cavalleria leggera, quindi attenzione perché contro i cavalli com'era? Beh no, il loro attacco non subisce nulla no, di... No, posso ignorare comunque una spada e una bandiera. Esatto, nel mio contrattacco, posto che siano ancora vivi per contrattaccare, va bene, prego. Ma sicuramente, perché al massimo ne uccido 2. No, perché se fai spade continui a tirarle. Prego. E muoiono? I tuoi? Potrebbero morire. Vai. Dipende. Niente. Non hai combinato nulla. Niente. Zero. E io ti faccio un battle back. Attenzione. Sai che io avrei potuto evadere in realtà e non l'ho fatto? Vabbè, ma meglio. Molto meglio, direi. Ti è andata bene. Mi è andata bene. A questo punto con 2 attacco gli elefanti. Vediamo come va. Il leader. Il leader? Sì. Loro non ignorano, giusto? No. May ignore one hit and one flag when attacked by a cavalry chariot.
Eh no, attenzione, ah, solo Chariot? Ah beh, sì, è vero, sono io. Sono io che subisco dei malus, diciamo. È la cavalleria che subisce dei malus, no? Com'è? Aspetta un attimo. Allora, aspetta, fermi tutti. Retreat one additional hex when attacked by elephant or camel. Ah, ok, se avessi fatto delle bandierine dovrei ritirarmi. Ok, va bene, perfetto. Quindi io ti faccio un... cioè, ti ammazzo un elefante. Esatto, ecco, perfetto, questo era l'elefante che muore. Ma ci sono anche loro, attenzione. Ma no, io non retreat, no. Speravo. Perché dovresti retreat? Ah, così. E io adesso vado con i warriors. Ah sì, io sono costretto a tenere la posizione, vai. Porca miseria. Allora, fermi tutti. Vabbè, l'elmetto non fa niente, il cerchietto non fa niente. Secondo me non ignoro niente io. No, ignori tutto. Come ignoro tutto? Ignoro. Allora, una... ah no, aspetta, una perché sono supportato. E una perché è il leader. E anche perché c'è il leader. Oh yeah. Sì? Il leader ignora... sì, è vero, hai ragione. Ignoro tutto, non sì, niente. Ti faccio anche un battle back, ti faccio un mazzo tanto. Quindi dammi la torre. Con tre dadi, attenzione. Oh, allora, la spada ti fa molto... no, com'è? Cos'è che ignori tu? Quando sei in formazione completa, cos'è che ignora il guerriero? Ignoro one flag. Quindi ignori la flag. One flag. Giusto? Sì. Ignori la flag, ma... esatto, quindi a partire da adesso quello lì diventa un'unità di guerrieri un po' più sfigata, ricordiamolo. Vabbè. Va bene, perfetto. Ottimo, beh, ma sta andando molto bene, È vero. La battaglia di Zama sta andando bene, ragazzi. Perfetto, adesso io devo far fuori quell'elefante, assolutamente. Come facciamo a far fuori quell'elefante? Come si fa? Come si fa, raga? Allora, facciamo un bel order light troops, ok? E questo vuol dire, amici, che ne posso muovere fino a 5, perché dipende lesser equal to your command, che vorrebbe dire il numero di carte che si hanno a disposizione. Allora, posso muovere 5 light. Io farei così, guardate, attivo lui senza muoverlo, lui senza muoverlo. Lui, e siamo a 3. E... beh, lui, e siamo a 4. E basta. E basta. E basta. Allora, mi conviene far tirare... allora, intanto facciamo tirare lui contro di loro, con due dadonzoli. E non succede niente perché sei ultra supportato, quindi la bandiera non ti fa niente. Sai che non mi ricordo mai, l'elmetto vale per tutti quelli attorno al leader o solo per il leader? Sì, ma solo in corpo a corpo. No, l'elmetto vale anche a distanza. Solo corpo a corpo. L'elmetto vale anche a distanza se c'è il leader. No, veramente, solo in corpo a corpo? Ragazzi, sì. ho dei dubbi riguardo alle regole. Vai. Perché c'è una roba che il leader trasferisce e un'altra roba no. Cioè, non è che... a tutti fa ignorare una bandiera e dà l'elmetto. Mi pare ignora la bandiera solo lui, forse. Sì. E invece l'elmetto lo sì, diffonde. L'elmetto a distanza. L'elmetto a distanza, niente. No, controlla. No, va bene, no, hai ragione, ti credo. No, non credermi. No, ti credo molto. Sai che noi romani crediamo molto ai cartaginesi, è proprio una caratteristica tipica. Allora, adesso a me conviene fare prima il corpo a corpo, secondo me fare... però se faccio a distanza, lui, se mi esce la bandiera, capisci che si accanisce contro di lui? Quindi forse è meglio cercare di ammazzarlo col corpo a corpo, però loro non fanno niente allora se... vabbè ragazzi, io provo a tirare, dai, tiro con loro contro l'elefante, vai! Yes! E ottengo il primo banner! Ottimo! E a questo punto non posso fare più nulla perché gli altri sono fuori portata, diciamo. Quindi pesco una carta e tocca ai vili cartaginesi. Prego. Io proprio non... prego, vile cartaginese, vai. Guarda come sono vili, guarda. Si vede anche dal colore. Cioè, ah, che roba. Color marron. Prego. Ma è un legno. No, è proprio marron. È proprio dispregiativo, si capisce.
Vabbè, e il tuo grigio marmo freddo? No, il mio è silver. No, grigio marmo freddo in Nel frattempo starete vedendo che mi sto sventola, perché sono 8 milioni di gradi in questa stanza mentre stiamo girando questo video. Io ho delle carte tremende, quindi due unità al centro. Sì, vai, scatena gli elefanti. Ah, no, ma faccio delle mosse attendiste. Fai delle mosse attendiste? Sì. Qua lancio con questi. Sì. E poi arrivo con degli ausiliari. Ok, che possono muovere di due se non combattono, attenzione. No. Quindi è il contrario dei guerrieri, praticamente. No. Ok. E vado contro il tuo leader con due. Ok, vai. Quindi tiro a distanza di questa fanteria leggera contro questa cavalleria leggera, dove c'è Massinissa. Il povero Massinissa qui non fa assolutamente nulla, neanche un minimo graffio proprio. Uffa, vabbè, mi dispiace, ma... Ti dispiace, ma è così. Vabbè. Ti dispiace, ma è così. E adesso io che faccio? Che faccio? Che fai tu, Luna in Ciel? Che fai tu, Luna in Ciel? Allora, io faccio 2 units left. Quindi per di qua. Viene a rompermi le scatole di là. Allora, beh, attacco quei guerrieri, scusami. Sto cavallo lo lascerei lì perché... Lo vedo un po' in difficoltà, diciamo. Anzi, lo farei addirittura farei così, guardate. Truc, truc. Va bene. Ok. E loro li lascio lì e vado contro i guerrieri che non credo possano mai evadere, giusto? No, non possono assolutamente. E io attacco con 3. Vado. Quindi a questo punto fanno danni le spade, gli elmetti, tutto. Attenzione. Tutto. Quindi prendo la mia tower, la metto qua e faccio solo un danno. Tu adesso mi fai battle back con 3 dadi. Eh sì. Quindi speriamo bene. Io non sono neanche... Porca miseria, spostando questo non sono più supportato, sono un imbecille. Vabbè, prego. Sono un imbecille. E uno ti muore. E uno mi muore e devi fare anche un leader check, perché l'Elius potrebbe aver ricevuto 2. Una ferita. Esatto, con 2. Vediamo un po'. Cavolo. Non ha ricevuto nessuna ferita. Ne ha ricevuta mezza, ma non mezza. Conta. Ma non conta. Ha fatto un po' di male. Esatto. Bene, pesco una carta e tocca a te. 4 right, 4 a destra. 4 per di là. Perfetto. Adesso cosa, che strage mi farai? Vediamo. Allora, io direi... Beh sì, loro adesso... 1. Sì. 2. Sì. 1, 2, 3. Perfetto, e puoi muoverne anche un'altra volendo. Facciamo arrivare questi qui, lemme. Va bene, perfetto. Adesso che attacchi mi fai? Loro, io non posso evadere perché tu mi hai chiuso la strada. Quindi con 4, porca miseria. E potresti farmeli fuori tutti in allegria e andresti anche avanti a combattere. Vai. Niente. E non prendi niente. Cioè i tuoi guerrieri sono veramente delle pippe. E sono scarsi. E io ti attacco con 3 dadi, ti contrattacco con 3 dadi. E ti faccio 2 danni e ti faccio anche scappare. No, sono in 4. Ah, è vero. La bandierina la ignorano. Perfetto. Ottimo, beh, bene direi, no? Infatti. Perfetto, gli altri cosa fanno? Ti attaccano con 3. Perfetto, con 3, esatto, vai. Vabbè, possono comunque farmi fuori. Vediamo un po'. Niente! Ma sai veramente? No, ma quando ho bisogno di fare leader, niente. Cioè, incredibile. Io ti contrattacco con 3. Vediamo come va. Allora, uno muore e uno scappa. Di 2? Vediamo un po'. Sì, 2. Vabbè. Niente. Bene, adesso ottimo. I cavalli contro chi vanno? I cavalli contro il tuo leader. Contro il leader, va bene. Quindi 3 dadi. Eh sì. Vediamo un po'. No, 1. No, la spada, sì, la spada la fai. 1. La spada la fai, quindi devi anche farmi un bel leader check. E vorrei dire che io qui ho fatto spada e 2 leader. Sì. Vabbè, devi fare 2 leader adesso. Non ne puoi cumularli. Ovviamente niente. No. Niente. Bene, fine. Perfetto. E tu non mi contrattacchi? Io ti contrattacco, certo, molto volentieri. Sempre con 3, con 3 da donzoli. Vediamo un po'. E non ti faccio... Ti faccio scappare. Ti faccio scappare di 3 passi. Ok. Che forse ti conviene qua. Esatto. Bene. Ok, perfetto. Tocca a me. Beh, ragazzi. Io devo cercare di fare strage di quei guerrieri, dai. Solo che anche il mio sta tirando il pio, come dici tu. Anche la mia cavalleria. Il Pius. Esatto. Solo che ho delle carte veramente fastidiose adesso.
Hai presente quando le carte sono fastidiose? Mamma mia, fino adesso io ce l'ho avute solo così. Ho delle carte fastidiosissime. Vabbè, sai che faccio order mounted? Quindi posso fare fino a 5 unità di cavalleria. 1, 2, 3, 4, 5. Ne ho 5, quindi direi che non ci si scappa. Ragazzi, io lo mando in missione suicida, sto Lelio. Cioè, lo faccio stare lì. E questo lo faccio anche venire qua, così. Mamma mia. Così, così proprio mi blocco la strada di nuovo. No, è una idiozia questa qua. Scusa, scherzavo. Lui lo lascio qua, anzi lo metto qua, così. Mettilo di fianco. Lo metto qua. Lo metto così. No. Bene. Allora, io ci provo, ragazzi, perché con un tiro che... Ma muovi anche questi directly? No, 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 ma quelli non si muovono. Ah, li attivo, okay, ma non si muovono. Perfetto. Anzi, facciamoli tirare, dai, perché tirano, no? Ma tirano sì. Contro questi qui, dai. Allora, facciamo tirare lui. Contro di lui. Sì, contro di lui, non succede niente, perché la bandierina Bravissimo. Sei ultra supportato. E lui contro di lui. E non succede niente neanche in questo caso, boh. Adesso facciamo il vero combattimento Vai. Decisivo. Qui o mi va o la va o la spacca proprio. Questa è una manovra molto rischiosa. Perché i miei warrior, poveretti. Vediamo come va. Vai! È andata tantissimo. Anche tre avrei potuto ammazzarne. Ottimo. Ragazzi, i cartaginesi stanno veramente... E adesso attenzione, perché essendo un'unità di cavalleria... May advance. Sai cosa posso... No, ma may anche fare un altro passo. Advance, may battle. Quindi guarda cosa faccio io. Tac, tac. Ah. Vediamo come mi va, ragazzi. Sì, lo sto praticamente mandando al suicidio, però intanto mi fa fuori un sacco di gente. Vai. Ed è morto. Ciao. Ottimo. Adesso non posso più fare niente, quindi rimango qua. Ragazzi, sono a tre banner, eh. Sono a tre banner. 3-0. E pesco una meravigliosa carta. Adesso però tu quello me lo fai fuori sicuro. Vai. Due a destra. Due a destra, quindi dove? Loro. Okay. Sì, tu. Di qua. Sì, certo. E io però vorrei provare a fare qualcosa di spinto. Sì, non riesce a raggiungermi lui. No, non c'è prova. Però okay. Ce vorrei provare così. Va bene, perfetto. Tanto. Ok. Allora, loro contro di lui. Sì, quindi quattro dadi. Attenzione perché posso evadere. E lo farò. Lo farò. Quindi okay. Contano solo i triangolini. Vai. Uno. Vabbè, sono morto. Morto. Sono morto, cari amici. Adesso devi fare il leader check, ti do questo, con un solo dado. Quindi potrebbe, il buon Lelio potrebbe lasciarci. Niente. Adesso devo per forza farlo ritirare. E com'era di 1, 2 o 3? Sai che non mi ricordo mai sta regola? Allora, vediamo un po'. Must evade after attack. Si evade. Si evade. Must evade after attack. Sì, potevi anche dirmi di quanto, porca miseria. Perché non mi ricordo se... Vabbè, niente, vado un attimo a vedere il regolamento, scusate. Anzi, faccio una pausina per leggere il regolamento, così poi vi so dire. Ok, sì, quindi il leader può andare indietro anche di 3. Quindi a questo punto io farò così, 1, 2 e 3. E lo attacco a questa unità. Poi a te manca la cavalleria, sì. Giusto? Quindi vanno contro Contro loro, che credo non possano evadere, vero? No, non possono. Prego. E gli fai un danno, fai un danno e io ti contrattacco con tre dadi. Ma è incredibile che faccia solo leader senza avere leader. Cambio dadi. E attenzione perché per loro le spade valgono, eh sì. Ragazzi, per loro le spade valgono. Quindi, e scappi anche. Eh sì. Scappi di Bene. Tre. Scappi di tre. Vabbè, dai, ti sei riunita alle tue truppe. Beh, sta andando bene sta battaglia di... Ma io penso di avere dei dadi. Che miseria, ragazzi. Aspetta, prendo la mia... Quinta carta. Va bene. Sai che io a questo punto farò una mossa priva di combattimenti. Però la faccio. Mossa Line Command, ragazzi. Questa nelle giuste circostanze è una delle carte più potenti in assoluto, perché ti fa muovere tutte le truppe che vuoi. Basta che siano collegate in adjacent linked hexes, ok? Quindi io praticamente muovo tutte queste sbadabranghede. Ok? E possono muovere solamente di un X e possono fare ranged or close combat se possono farlo. Però in questo caso io semplicemente avanzo così, guardate.
1, 2, 3, 4. Così adesso gli elefanti faranno polpette delle mie ma truppe. Quando mai con tutti okay. i dadi? Così, così e così. Oh, molto bene. Nessuno può combattere. Nessuno può. Però intanto ho avanzato. Prego. Terribile, non saprei cosa fare. Vabbè, guarda, io mossa suicida. Vai. Perché ho aspetta, sì, io ci provo. Quattro unità al centro. Vai. Io mando al suicidio i miei elefanti. Beh, guarda che allora loro sì, che stanno fermi. Sì. Due sì. Uno, due. Perfetto, un'altra. E loro tirano. Che stanno fermi, va bene, perfetto. Chi combatte per primo, forse chi tira. Sì, loro contro il leader. Va bene, vai. Niente. Zero. E tu non contrattacchi, vero o no? Eh no. Il fromboliere ce la fa, vero? Il fromboliere attacca, può attaccare lui o lui, non loro, perché gli elefanti... No. Ah, perché da centro a centro. Mm. Però posso attaccare questo leader. Sì, puoi attaccare vado. Questo leader, sì. Vai. Male a quel leader. Eh sì. Hai fatto molto male, quindi devi fare anche un leader check. Questo è quello che c'è solo leader. Niente, no. Niente. Vabbè, ora tocca agli elefanti e quindi allora, sono cavoli amarissimi, amici. Loro contro... Eh sì, e con 4 perché stanno attaccando una esatto. fanteria media. Proviamo. Proviamo. Vediamo un po'. Allora. Niente. La bandierina è ignorata, il rosso non fa niente, la spada fa un danno e la rilanci. Vai. Rilancia la spada. Non me lo fai, fallo morire. No, 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 i danni si calcolano alla fine. Ah, vai. Okay. Prima finiamo sto tiro. Adesso cosa hai fatto? Un leader, quindi niente. Niente. Quindi ne muore uno. Mm-hmm. Ne muore e uno. Faccio un leader check. Fai il leader check. Niente. Niente. Adesso però io ti faccio un bel battle back sì. con 4 dadi. E speriamo di far fuori sti elefanti. Vediamo un po'. Beh, uno viene fatto fuori, porca miseria, e poi c'è il rampage. Quindi uno muore, o loro ignorano l'elmetto, com'è? No, vero? Ignore one hit, e one hit è solo la spada? No, one hit è qualunque roba. E allora forse anche prima avevo sbagliato. Ah sì? Porca miseria. Vabbè, ma non veramente? Importa, adesso non mi ricordo. Me ignore one hit, ma no, ma qua, solo quando sono attaccati by Cavalry e Chariot, scusami. Ah, ok, allora niente. Quindi ciao. Cioè, in quel caso ignorano one hit. May ignore all swords hit. May ignore. Sì. Ok, ma qui non ho swords. No, infatti. Bene. E adesso però c'è il rampage, ok? Quindi se ne deve andare indietro di... Due, dov'è? Aspetta. No, uno, di okay. uno. Però prima deve lanciare due dadi, e li lancio io in realtà, perché ognuno li lancia per i suoi. Vai. Quindi io devo lanciare due dadi per questo, due dadi per questo, e fa danno però solo con il simbolino. Quindi okay. in questo caso non fa danno, spade, bandiere, gli altri simboli non contano nulla. Quindi vado per questi qua. Uno è morto. Vai, prenditeli tu. Sì. E vado per lui. Uno è morto. E bisogna fare il leader check. Fallo tu il leader check, dai. Non me la sento. Ma veramente bisogna fare il leader check? Ma certo che bisogna fare il leader check. Non vai. Te la senti di uccidere. Non me la sento di uccidere il mio leader, ma neanche tu te la senti, vedo. Quindi quell'elefante adesso va indietro di uno. Ok. Adesso l'altro. L'altro contro chi va? Contro l'altro leader. Eh sì. Quindi sempre con 4. Vediamo cosa combina. Porca miseria, aspetta, allora... Niente! No, perché allora una flag è ignorata perché sono supportato e l'altra perché ho sì, il leader. Niente. Non fa assolutamente niente, mentre io adesso ti farò un bel... Che lanci, ma te Eh sì, sei molto... I cartaginesi sono proprio sfortunati oggi, Va detto. Va detto. Oh, là. Allora, lo sword hit lo ignori, questo no, e ci sono ben due bandierine. Però vabbè, il rampage lo fai una volta sola, credo. Sì. Perché la prima volta... Poi arretri di uno. Quindi vado di rampage. Mm-hmm. Allora rampage contro il questo qui. E non fa niente. Rampage contro quello lì. E non fa niente.
Yes. E adesso tu però devi arretrare di un'altra casella. Perché io penso sia così, no? Penso sia così. Perché, scusami, non avrebbe senso fare un altro... Cioè, qui deve fare un altro rampage contro i tuoi, secondo te? Perché c'erano due bandierine, secondo me no. Oddio, non lo so. Allora, provo a leggere. Scusate, ma questo gioco ha un po' di eccezioni ogni tanto. Poi gli elefanti si usano abbastanza raramente. Allora, rampage. Vabbè, no, io farei così. Farei che lo farei andare indietro di un'altra casella. Non sono riuscito a trovare una risposta chiara nel regolamento, ma speriamo che così vada bene, dai. Ok, vai. Adesso tocca a me, giusto? Questo era il turno tuo. Spero che tu abbia dei dadi più sfortunati dei miei. Allora. Credibile. Io a questo punto, amici, farò un altro line command. Farò un altro line command. E con l'altro line command... Oddio. Non so se è una bella idea, Non so, sì, dai. Facciamo un altro line command così. Truc, trump, 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 trump. Trump, trump, trump e trump. Bene, perfetto. Allora, adesso possiamo fare sia ranged combat, sia close combat. E attenzione, quando si fa il line command, units may momentum advance after successful close combat and may be eligible for bonus close combat. Ah, vabbè, ma no, ma solo se ce l'hanno già nelle loro regole. Ok, bene, quindi in questo caso no. Va bene, perfetto. Allora, ragazzi, cosa facciamo? Facciamo che tiriamo prima, va là. Per esempio, no, ma loro non tirano, vero? Loro tirano. Scusami, l'ausiliario tira? Sì. L'ausiliario tira? Sì. Porca miseria, tira. Aspetta. Ah, no, ma tira solo se si muove di uno. Beh, sì, perfetto, si è mosso di uno. Quindi loro possono tirare contro di lui, contro quel cavallino solitario. Vediamo come va, però essendosi mosso con un unico dado, vabbè, insomma, una possibilità su sei, niente, va bene. Però adesso possono provarci anche loro, sempre con un dado, niente. E loro non possono fare nulla, loro potrebbero andare contro l'elefante, ma forse è meglio con loro, scusami, anche tira quattro dadi. Solo che se fa una bandierina si autoammazza praticamente. Sapete che forse... Allora, prima facciamo così, loro tirano. Loro possono tirare contro l'elefante, Attenzionissima. Certo. Solo che si fanno la bandiera. Si fanno la bandiera. No, è meglio attaccare lui. No. Loro si accaniscono contro di loro con il loro tiro. Porca miseria, guarda contro l'elefante come sarebbe stato efficace. Niente. Vabbè, io con questo attacco l'elefante. Vado. Quattro dadi, dai, basta fare un rosso, ragazzi. Dai, su. Cosa ci vuole? Eccolo lì, perfetto. Saluta l'elefante, dammi un bel... Gli elefanti sono pacchissimo, Ma sono imprevedibili, dipende. Adesso loro possono attaccare l'altro elefante. Ha! Attenzione, e qui fare la bandiera sarebbe veramente una figata adesso. Vai, con un dado. Vai. Niente, porca miseria, peccato. Sono un pacco, ma non sono un pachiderma. Va bene, mamma mia, tocca ai cartaginesi. Vai, cartaginesi. Heavy troops. Ma sì, giusto. Beh, ne hai solo tre. Ah, tutte? Beh sì, equal to your command, potresti muoverne fino a 5, ma... Sì, ma quelle ho. Esatto. Dai che con gli elefantini andiamo contro il tuo, così li eliminiamo. Perfetto, vai. Beh, cavolo. Sì, morto. Basta. Adesso devi fare un leader check con... Dammi un manner. Con un unico dado. Quindi potrebbe morirmi Scipione, ragazzi, cambierebbe la storia. Non muori Scipione, che deve andare indietro di 1, 2, 3, facciamo 1, 2. Allora, credo che lui vada avanti, no? Com'è? Di solito la cavalleria... E advance May battle. Esatto, quindi puoi mandarlo ancora al massacro, sto elefante. Può anche fare un ex in più? Vediamo un po'. No, non può fare Advance e May Battle. Perfetto, contro chi ti accanisce? Contro loro tre. Ok, però attacchi con due in questo caso. Esatto. Aspetta, io potrei fare evasione, Non faccio evasione, vai. Niente. Non hai fatto nulla e adesso io ti faccio il mazzo. Ma devo avere gli elefanti ciechi. Ti faccio il mazzo tanto. Non ti faccio nessun mazzo. Bene. Zero. Bene, hai finito? Sì. Bene, pesca una carta. E adesso quell'elefantino lì
Io voglio fare delle polpette di elefante con quell'elefantino, eh. Guarda che gli animalisti. No, ma in questo caso quelli cartaginesi vanno bene, sono omologati. Sai che però non riesco a fare polpette di elefante, ragazzi. Potrei fare polpette di elefante giocando l'ennesimo Line Command che mi è capitato in mano. Basta, penso siano finiti, non ce ne siamo più nel mazzo proprio. Bene. Line Command, questi qua. Truc, perché adesso tu mi hai spezzato la linea, purtroppo. Mamma mia. Allora, loro li lasciamo lì e li facciamo accanire contro l'elefante. E loro li facciamo tutti avanzare, ragazzi. Sbadabranghede, sbadabranghede e sbadabranghede. Eh? Tu vuoi uccidermi quel cavallino. Molto bene. Anzi, sai che facciamo avanzare anche lui? Perché tanto può comunque accanirsi contro l'elefante. Così. Oh, bene. Perfetto. Allora, intanto voglio ucciderti l'elefante. Vai. Con due bei dadi. Vediamo un po'. No, tu credo che tu ignori. Ignoro. Ah no, però may ignore one hit and one flag when attacked. Sì, no, ma may ignore, guarda, sì, all sì, sword sì. Hits. Ottimo. Cioè, le spade non fanno niente contro gli elefanti. E adesso tu mi fai un bel battle back, porca miseria. No, sì. Per una volta. E mi fai scappare. Sì. Mi fai scappare del brutto, perché una me la neutralizza il leader, giusto? No, il leader non dà. Non neutralizza. Ah no, devo essere supportato, cioè solo alla sua unità. Quindi devo scappare due volte. Però ci riesco, per fortuna. Uno, due, tre, quattro. Perfetto. E attenzione, perché adesso tu mi hai fatto scappare, eh? Ah no, ma era un battle back sto qua. Aspetta, sì, Fermi, sì, non è sì. Che puoi andare avanti. Ah, ok, boh. Perfetto, adesso devo attivare quelli là. Vai. Allora, beh, intanto cerchiamo di far fuori sto cavallo che però può evadere, immagino. Io che evado. Immagino che tu voglia farlo. Ma sì, per quindi sì. Con tre dadi devo per forza fare triangolino, vediamo se lo faccio. Ti ho ammazzato. Molto bene. Ottimo. E siamo a 5 banner per i cartaginesi. Potrei avanzare ma non andare avanti a combattere e starò fermo. Adesso loro due. Allora, io direi prima questi qua che sono leggermente più forti contro i frombolieri che possono evadere. Vuoi evadere, framboliere? Sì. Sì, bene. Quattro dadi, devo fare cerchietti verdi. Ne ho fatto uno. E ti devi andare indietro di due. Perfetto. E adesso loro contro di loro che non... Vabbè, adesso qui rischio di farmi più male che bene, però non puoi evadere. Vado. Ti ho fatto un malone, Ti ho fatto abbastanza malone, sì, ti ho fatto così, ti ho fatto proprio così, perché i due colpi sono andati a segno entrambi, spade ed elmetto, e la bandierina tu non eri supportato, quindi ciaone, perfetto. Beh, non ho ammazzato quell'elefante, quello un po' mi secca. Vabbè, tre unità al centro. Tre unità al centro. Uno, due, sì, e tre. Perfetto. E cosa facciamo con queste tre unità al leader centro? Leader contro leader. Non hai attivato l'elefante? No. Ah, ok. Leader contro leader con 5. Quella è un'unità pesante, ragazzi. Porca miseria, vai. Urca, cosa hai fatto? Allora, uno è morto sicuro. Sì. Un altro per l'ermetto. Sì. La bandiera la ignoriamo. Esatto. Perfetto, basta. Devi fare un leader check. Niente. E adesso io ti faccio un battle back con 4. Allora, vediamo un po'. Adesso devo fare... Beh, la bandiera è andata a segno. Supportato. No, la bandiera... Sì, no, la spada è andata a segno. Le bandiere sono ignorate entrambe. Ciao. Sono ignorate entrambe. Sì. E devo fare un leader check, però. Sì. Attenzione. Vediamo un po'. Porca miseria, quasi. Vabbè, prego. Poi? Loro contro di loro, però. Perfetto. Sono avanzati di uno, sì, quindi possono combattere. Sì, possono combattere. Con tre. Tre? Sì, loro sono ausiliari. Sono ausiliari del traffico. Uno. E fanno un danno e quindi devi farmi un leader check. Niente. Niente. Io adesso però ti faccio un bel battle back, sempre con 4. Vediamo. Allora, uno è morto e la bandierina è ignorata, giusto? Ottimo. Bene, perfetto. Beh, ragazzi, adesso la battaglia è entrata un po' nel vivo, si è fatta interessante. Cosa dite, ragazzi? Allora, quanti banner mi mancano? Tre. Mi mancano tre. Io voglio far fuori quell'elefante, è proprio una questione di principio. Vai. Voglio assolutamente far fuori quell'elefante. Ragazzi, three units center. Tre unità al centro.
e facciamo questa follia totale. Guarda, uno, due e tre. Cioè proprio mando proprio Scipione al massacro. No, forse lui non è Scipione. No, lui è l'Elio, eh. Lui è quello sì. che arriva. O è lui l'Elio? Vabbè, no, è l'Elio. Ho perso il conto di chi sono i leader. L'Elio. Va bene, allora ragazzi, io adesso farò lui contro l'elefante. Che cavolo, con quattro dadi ne farò fuori, no, sto elefante. Vediamo, vediamo un po'. Vai. L'ho fatto fuori, mi prendo un ricco banner. Oh, sì, non un dado, un banner, grazie, grazie, perfetto. Molto bene. Adesso, allora, lui ha agito, mancano lui e lui. Lui è un po' sfigato, solo una unità light. Proviamo con lui? Proviamo con lui contro questi ausiliari. Vai, con quattro dadi. Allora, la spada fa danno e tutto il resto no. Quindi uno è morto. No. Ah, scusa. Contro di loro. Quindi adesso tu mi contrattacchi con tre. Contrattacchi loro con tre. Porca miseria. Uno, porca due. Porca miserissima. Cioè hai fatto dei danni. Due te ne vai. Me ne vado, sì. E me ne vado qua. Porca miseria. Mancano loro. Che facciamo? Li mandiamo al massacro? Provo contro il leader, dai. Mandiamoli al massacro più totale, ragazzi. Loro contro, cioè unità leggera contro unità pesante in corpo a corpo. E puoi farcela. Sì, sì. Con due dadi le spade non contano. Vado. Ragazzi, il leader conta però, eh. Quindi adesso devo farti anche il leader check. Dopo tu mi massacri. Porca miseria. Mamma mia. Va bene, tu mi massacri che con 5. Con 5 mi massacri. E qua uno, tutti, quindi prendi, ecco, infatti ho detto che li ho mandati al suicidio, ti prendi un bel, wow, un bel bannerino. Bene, ho finito, tocca a te. Io vorrei provare a fare questo, inspire the center leadership, sì, più quindi, 4, quindi leader più 4, 1, 2, 3, 4, esatto, quindi ne puoi muovere ben 5, anche se c'è un altro leader, certo. Allora, mi sa che l'Elius lo dobbiamo salutare. 2, sì. 3, sì. 4. Ah, li mandi per di là? 5. Va bene. Perché questa manovra? È perché non voglio andare di là, ci sono i cavalli che... Hai paura dei cavalli? Ma sono cavalli verdi, cosa voglio fare? Ho paura di cavallini. Ma sono cavalli verdi, mi ricordo cavalli verdi. Dai, andiamo e le corse di una bambina. Ok, chi? Il mio leader contro okay, loro. Ok, cioè sono rossi quelli. Sì. Quindi 5 dadi. Dadi. Vai. Porca 3. Miseria. Ciao. Sono morti tutti? Sì, sono due morti leader. Tutti. Porca miseria. Se vuoi puoi fare momentum advance, ma non combattimento, vedi no. tu. Loro contro di loro. Sì, vai con 3. Porca miseria. Due flag, se ne vanno di 2. Credo che loro facciano retreat di uno, vero? Aspetta un attimo. Dov'è? Mi pare di uno. E, aspetta, retreat due. Uno. No, ah, uno, sì, due. Uno. Quindi uno e due. Contro potrebbero anche loro forse fare momentum advance, ma non attaccare ancora. No, te lo ah, dico. Sì, possono fare advance. Sì. No. Allora, loro contro porca miseria. Vabbè, adesso prendi due banner. Sì. Due balo a uno l'hai preso, eccolo qua. Ragazzi, non va bene, eh. Cioè adesso devi fare un leader check con un unico dado. E niente. Yes. Vabbè, io lo mando così. Non posso mandarlo da loro, purtroppo, perché deve per forza venire indietro. Quindi farò uno, due e tre. E loro però possono. Sì, se vuoi puoi fare un momento, potevi farlo con tutti. Ok. Va bene, hai finito? Sì, perché loro si sono mossi e quindi... Ah no, loro possono attaccare. Ah, di due? No, con uno. Se si sono mossi, con un dado. Eh sì, con loro. Vabbè, magari ne fai fuori uno. Vediamo. Bandierina, niente. Sì. Ragazzi, non va bene, eh. Qui si sta riequilibrando la situa. Insomma. Si sta riequilibrando. Dov'è che faccio due banner io qua? Bisognerebbe andare contro gente un po' sfigata. Vabbè ragazzi, io provo a fare questa mossa forse un po' scriteriata, e cioè faccio Rally. Rally è una carta un po' strana. Devo tirare 5 dadi e poi attivare unità in base ai dadi che escono, quindi se escono spade praticamente sei rovinato. E poi però il bello di Rally è che ti fa anche guarire le unità che attivi. Quindi io spero che escano tanti bei triangolini blu. Vabbè, vediamo 5 dadi, vediamo un po' cosa esce.
Ottimo, guarda, allora abbiamo due triangolini, la bandierina non fa niente, questo qui, e con questo posso attivare un'unità, un'unità in cui c'è un leader. Quindi io direi queste due, così le faccio guarire. Una e una. Perfetto. Poi una verde che potrebbe essere... Che potrebbe essere... Vediamo un po'. Che potrebbe essere questa. E il leader che potrebbe essere lui. E io farò così a questo punto. Allora, questa si muove qua. Il leader si muove qua. E abbiamo attivato queste due. Questa qui, boh, forse la lasciamo qua. Però io questo lo manderei invece a farsi valere. Quindi questo lo manderei qua. Anche se rimane un po' da solo, ma vabbè. Loro si sono mossi e possono tirare con un dado contro il tuo leader. Quindi vediamo come va. Niente. Loro attaccano con... Tu potresti evadere però, eh? Ma sì. Vuoi... Ok. Quindi, quattro dadi. Però due muoiono, se no sarebbero morti tutti, però, quindi hai fatto bene a evadere. Bene. E devi andare indietro di due. Ok. Qua, vai. Basta, ho finito la mia attivazione, quindi tocca a te. Io ho sempre il dubbio con questa. Che dubbio hai? No, non vale la pena. Dimmelo, che noi romani risolviamo dubbi. No. Vai. Beh, sta battaglia. Sta battaglia. È interessante sta battaglia. Allora, order, double time, order for fear foot unit. Uno. Ah, com'è? Che possono avanzare di più caselle? Com'è? Sì. May move to axis and still engage in close combat. Perfetto. Ma quindi... io non vorrei fare close combat, vorrei lanciare. Ah, va bene. 1, 2 e 3. Ok, però guarda che questo non lancia. Ah sì, lancia contro di lui, hai ragione. Sì, va bene, perfetto. Ma scusa, ma puoi usare il double time anche per... No, guarda che c'è proprio scritto a caratteri cubitali che con quella carta non puoi fare ranged combat. Allora, vedi che i cartagini allora, sono infidi e imbrogliano. Due unità a sinistra. Va bene, perfetto. Quindi? E vado con loro. Con loro e li fai tirare, immagino. Sì. Contro i cavalli che non possono neanche evadere. Porca miseria. Quindi loro contro Sì, no, no, non posso, perché quanti danni hai lanciato? Ah, due. Giusto, sì. Cosa hai fatto? Bandierina. No, sono supportati. Sono supportatissimi. Contro di loro. Vai. Niente. Niente. Bene, ottimo. Mi è piaciuta sta tua mossa. Non... Mi è piaciuta moltissimo. E adesso peggio che peggio. E dai, cavolo, prendiamo sto... Prendiamo sta bandierina e su via. Allora, 3 units center, cari amici. E saranno lui, 1, lui, 2. Tutti contro il mio leader. E chi muoviamo? Muoviamo in avanti lui, va. Così, 3. Bene. Contro Asdrubale. Allora, Asdrubale adesso se la vedrà malissimo, Con loro contro Asdrubale. Vai. Vado con 4 da donzoli. Vado. E ragazzi, ho fatto una strage. Una strage ho fatto, sono morti tutti. Perché? No, scherzavo, è vero, uno è vivo. E devo fare un leader check. Niente. Adesso però tu con 5 dadi mi fai il mazzo. Okay. Potresti farmeli fuori tutti, potresti. Vediamo un po'. Com'è andata? Molto male. No. Due. Ah no, è vero, 2. Vabbè, ragazzi, adesso però lui, Sì. Adesso lui contro di lui prendi con 2 banner. 3 dadi. Vediamo un po' se prendo 2 banner ho vinto, Vediamo un po'. Allora, beh, morto è morto e ne prendo uno. Adesso ragazzi abbiamo un tiro decisivo, Se io faccio un elmetto con l'unico dado che lancerò, ragazzi, noi romani abbiamo vinto. Non abbiamo vinto. Te ne devi andare indietro di 1, 2 o 3. Esatto, a seconda della tua scelta. E sai che io potrei fare un bel momentum advance, credo, no? Ma non posso muovere, cioè non posso continuare a combattere. Sì. E lo farò, ragazzi. Truc.
Bene, tocca a te, tocca a Tia. E vabbè, siamo in realtà, la partita in realtà è ancora aperta, perché comunque io qui, lì prendi un banner facilmente. Tu ne devi prendere tre, Dai, double time, stavolta posso. Order four or fewer foods unit in a group. Sì. Due volte. Sì. Uno. Sì. Sì. Puoi muovere anche gli altri volendo. Sì, ma cosa gli do? Supporto? Ma no, non serve. No. Va bene. Perfetto. E cosa facciamo? Dopo ritorno indietro o no? Perché non è move, fire move. No, quello, esatto. No. Ok. E allora vado. Loro contro di loro. Va bene, con 5 vai. Incredible. Incredible, solo uno. Ma veramente? Solo uno. Oh, ottimo. Vai, fai un leader check. Siete abbastanza... Niente. Poi? Tu non mi controbatti? Ah sì, è vero, ti controbatto, hai ragione. Controbatti. Ti controbatto con 3 dadi. E questi 3 dadi ti fanno bua. No. Ti fanno bua e io faccio un leader check. E non succede niente. Loro contro di loro. Vai, con 3. Magari qua va meglio. Direi di no, Ma direi questo che non so neanche da che... Direi che non va meglio. Io con i dadi comunque... E tocca, aspetta, devo farti un battle back. Vabbè, cara la mia furbona. Attenzione, perché io potrei vincere, ma che roba. No, niente. Non uno. Vinco, però uno te lo faccio fuori. Tanto per gradire. Bene, hai finito? Ragazzi, adesso, se non vinco adesso che gioco il Clash of Shields... Questo qua dice order all units adjacent to the enemy. E combattono con 2 dadi in più, ragazzi. Più 2. No, se adesso non vinco, veramente. Quindi loro con 5, lui con 6. Cioè, dai, cavolo. Guarda, io non riuscirei a vincere. Allora, facciamo loro con 5 contro di lui. Dai. Adesso vinco, ragazzi. Questo è il lancio della vittoria. Imprimetevelo bene in mente. Guarda che roba. Sì. Yeah. E la partita finisce qui, cari amici. Ottimo. La storia non è stata riscritta, mi dispiace. Qui hanno vinto i romani, no? Storicamente. Sì. La storia non è stata riscritta, cari amici. Ed è finita 8-5. Ottimo. Vabbè, avremmo fatto qualche errorino forse. Speriamo non troppi. Comunque adesso... cambiamo l'inquadratura e facciamo i nostri soliti commenti di fine partita. Cara Martina, cari cartaginesi, non siete riusciti a riscrivere la storia. Cosa hai da dire in tua difesa? Che i miei dadi erano... Sì, no, sei stata tremendi. Veramente sfortunata con i lanci di dado, va detto. Sarò fortunata in amore. Eh beh, certo, fortunatissima sei, fortunatissima. Comunque, gli elefanti, secondo me qua tutto dipende... da come va l'utilizzo degli elefanti, perché gli elefanti, allora, l'alea è sempre presente ed è, come dire, una componente irrinunciabile in ogni wargame che si rispetti l'alea, cioè non esistono wargame deterministici come i German, quelli duri e puri, però devo dire che nel caso degli elefanti qua l'alea è particolarmente importante. Sì. Perché uno che comanda degli elefanti continua a fare spade può far fuori tutti da solo praticamente. Sì. Se riesce, ma appunto sono a... leader. Esatto. Leader. Mentre viceversa, se quando l'elefante viene attaccato continua a ricevere bandierine, fa strage anche fra i suoi amici. Quindi sì, diciamo che l'uso degli elefanti non ti è andato benissimo. Forse non hanno fatto fuori nessuno gli elefanti alla fine. Forse uno, per errore. Un'unità intera l'hanno fatta fuori? No, o comunque no, ti hanno fatto ottenere dei banner, sti elefanti? No, assolutamente no. Insomma, questo è quello che conta. Speriamo di non aver fatto troppi errori, perché è facile fare errori in questo gioco, perché conta molto anche il tempismo con cui si fanno le cose, no? Cioè prima si muove, poi si attacca, eccetera, eccetera. Però insomma, dovremmo aver fatto tutto bene. Io resto molto affezionato a questo gioco, devo dire la verità, e mi piace di più anche di Medieval, la sua nuova incarnazione, che forse non abbiamo giocato a sufficienza. Tra l'altro fra un po' dovrebbe arrivare finalmente la prima espansione di Medieval, che è dedicata alle crociate, però quello mi sembra che aumenti la complicazione senza... che poi questo aumento di... no, perché ha tutte quelle mosse speciali, cioè sì. Certe mosse speciali che qui sono nel mazzo, tipo la carica,
Là diventano invece delle azioni per cui devi spendere dei token, quindi c'è questo mercato di risorse che non c'entra nulla, secondo me, in un wargame. Secondo me appunto Ancients rimane, oddio, Napoleonics non l'ho mai provato, molti dicono che Napoleonics è il migliore in assoluto, però pare che di Napoleonics verrà fatta una nuova edizione chissà quando, perché i tempi della GMT sono biblici, però pare verrà fatta un'edizione tipo che include tutto, quindi invece di comprare 800 espansioni pare facciano una scatola che include tutto, quindi magari Napoleonics. Anche se tu con le guerre napoleoniche, proprio secondo me il tuo interesse è pari a zero. Ma però futuristiche, esatto, cioè futuristiche. Sono troppe nuove anche alcune di queste, secondo me, per te, cioè, queste vanno tutte bene. Sì. Va bene, ok, perfetto. vuoi fare qualche altro commento? No, mi dispiace solo appunto aver fatto dei lanci di dadi terribili. Sì, va detto che qui comunque cioè queste battaglie sono sempre un po' sbilanciate verso chi storicamente ha vinto. Sì. Cioè, chi storicamente ha perso ha di solito una strada più difficile davanti a sé. E secondo me è giusto, perché se vuoi simulare. Certo. Cioè, se vuoi simulare correttamente. Qui alla fine avevamo anche lo stesso numero di command cards. Spesso. No, vanno bene se uno ha il rally, se uno ha. Sì, per esempio io ho beccato un Spartacus. Rally. I am Spartacus. Non è mai uscita quella. No. I am Spartacus. Che ti permette di combattere con un dado in più. Sì. Non mi ricordo più. Sì, beh, e poi ti fa rimescolare il mazzo. Vabbè, insomma, ok. Basta, vogliamo fare altri commenti? No. Fateci sapere qua sotto, ragazzi, se vi piace, cioè se vi piace l'idea di ogni tanto fare una battaglia di queste qui a Commons and Colors, e anche se c'è una battaglia dell'antichità che vi piacerebbe vedere, così magari la prossima volta che giochiamo registrando la partita facciamo una battaglia. L'avevamo già fatta. Abbiamo fatto Teutoburgo, secondo me. Teutoburgo, e poi non mi ricordo cosa abbiamo fatto alla prima battaglia. Non è che abbiamo già fatto questa. No, questa è comunque la seconda che facciamo, Abbiamo fatto solo Teutoburgo, secondo me. Ci vorrebbe la battaglia del Ponte Milvio. La battaglia del Ponte Milvio. In Oxinio Vinces. Vabbè, magari facciamo. Non è quella? Sì, è quella? Sì. Perfetto. No, ogni tanto magari penso di dire cose a caso. Va bene amici, fateci sapere appunto cosa ne pensate, che altre battaglie vorreste vedere, e mi raccomando continuate a seguire i nostri video, perché abbiamo molti altri gameplay estivi che vi aspettano, quindi appunto continuate a seguire il canale ed iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti. Magari potrei mettere qui a tutto schermo proprio il link alla battaglia di Teutoburgo che abbiamo fatto l'estate scorsa, così vi andate a recuperare quest'altra battaglia. Ve la metto sopra la faccia di Martino, no, ve la metto sopra qui, sopra questo schermo, cioè questa scatola, ve la metto qua sopra. Grazie mille per aver guardato questo video, ci vediamo a tutti i prossimi contenuti qui sulla Maschera Riposta. Ciao da Mosè. E ciao da Martino. Bye! E se anche tu sei cartaginese, non temere il sale.